Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Wolfenstein The New Order. Avevamo lasciato il gioco che avevamo attraversato la cosa in treno, eravamo arrivati a Berlino se non mi sbaglio. Non ci ho capito molto, sono dovuto riguardare di nuovo la cosa per capire che cazzo era successo. Comunque, insomma, pare che stiamo andando dalla Resistenza. Andiamo avanti, va. Ecco, infatti. Perfetto, ci sta come riassunto. Perfetto. So dove andare. Come entrare nella prigione di Eisenbach. C'è un albergo, la stessa via della polizia segreta. Lo sanno tutti. Il quartier generale della polizia segreta è famoso. Ci portano i prigionieri per interrogarli. Li torturano. Poi li riportano alla prigione di Eisenbach. Se sono ancora vivi. Beh. Quindi Succede qualcosa. Arriva un trasporto prigionieri. Vieni, presto! sono qui solo. Preleveranno qualcuno. Trova come salire sul tetto di quel trasporto prigionieri. Nasconditi lì sopra e arriverai alla prigione di Eisenbahn. Cosa c'è la Io pompa? distrarrò la guardia, in modo che non ti veda. Beh, di buon augurio. Bisogna riconoscerlo. Ai nazisti non manca la vanità. Ma cos'è Washington? Allora, sì. Intanto. Ma quanto sono fighi dirigibili? Ah, no, è proprio verdino. Ma quello è un robottone. Se cadiamo di qua, moriamo. Stavo leggendo che cavolo dice questo annunciatore. Vabbè, cacate. Come queste, esattamente come queste. Allora, intanto qua, robe. Serial killer a piede libero, si sospetta coppia di assassini. Saremo mica noi? Non lo so. Lettera di tizio. Intanto, questo è l'Hindenburg. Hindenburg. L'hamburger. Tanto quello che fa i giochetti con la roba. Scusate se sto parecchio zitto, ma mi sta pigliando un casino anche l'ambientazione. Colonizzazione di Venete? Ma questo cazzo fa paro? Vabbò. Intanto qui c'è roba che secondo me poi dovremmo andare perché non si fanno ambienti così complessi per nulla. Infatti. Intanto penso che questa sia l'animazione più laggosa di sempre. Cure. O non c'è nulla o viene caricato dopo. Non c'è nulla. Qui c'è roba. Ho sentito rumori? Ho sentito rumoracci. Ma cos'è tipo una prigione? Che cazzo è questa roba? Achtung! Attenzione!
Erfroschung Universum, cioè l'universo dei froscioni, boh, non lo so. Non ho capito dove devo andare. E di qua. Ma guarda che figo, che cazzo è questo posto? Gadget curioso, inutile senza batteria. Cerca una batteria. Sì, ho capito. Se laghi così, però la batteria. Sì, ho visto, ragazzi, che è lì che dobbiamo andare. Però in questo gioco è bene anche guardarsi intorno, perché c'è un sacco di cosine, tra cui il fuoco secondario delle armi. Ho scoperto che ogni arma ha un fuoco secondario, ma non si trova di default. Cioè, non è che più andate avanti e più che sbloccate fuochi secondari. Cioè, per esempio, il silenziatore della pistola, se non lo trovavamo, non ce l'avevamo. Ora, Cosa lasciate potrebbe essere perdere. alimentato da una batteria, no? Mi lasci parlare, piccolo stronzo. Ok, beh, a parte la pistola che il silenziatore era messo ovviamente in bella mostra perché se serve, diciamo, ai fini della storia e tutto il resto. Però gli altri fuochi secondari sono abbastanza nascosti da quel che so, quindi vediamo di non farceli sfuggire. Nuova arma, tagliatore laser. Batteria scarica, devo ricaricarla. Sì, però ce n'è sempre una. Ok, bene. Sì. Sì. Ma guarda che cazzo di figatina che è questa a fare. Questa è Giugio. Oh mio Dio. Ah, ecco, questo è. Mi sembra molto. Sai, vedete l'affare che ricaricava le armature in Half-Life. Me lo ricorda molto. Usa il tagliatore laser per tagliare le recensioni. Mouse 1 per tagliare. Una sega taglia questo affare. Ah, recensioni. Sì, sono sveglio. Ah, guarda, ma li taglia proprio esattamente dove tagliamo noi, non è un'animazione preimpostata. No! Guardate che figata! Queste sono le cose che mi piacciono. Interattività ai massimi livelli. Quindi teoricamente possiamo fare cose brutte. Sì, possiamo fare cose brutte. Ai menate. E ridendo e scherzando abbiamo esaurito le munizioni di questo affare, quindi le carichiamo. Dura un po' poco, cioè era più bellino se lo facevano tipo infinito. No, scherzo, no. Ho capito però. Ah, è vero, questa è colpa mia, l'ho tagliata di merda. Ok. Quindi, di qui in avanti sappiamo che praticamente dietro ogni recinzione potrebbe esserci qualche oggettino. Quindi ancora più roba da esplorare, ancora più casino. Tipo quella è una cornice d'oro. E io col cazzo che ci passo di qui. Sì, invece ci passo benissimo. Scherzavo. E qui dietro non penso ci sia nulla. E qui dietro non penso ci sia nulla. Quindi apriamo le finestre. Facciamo entrare un po' d'arietta fresca. Devo saltare, immagino. Oppelalai. Allora, posso fare di qui, di lì. Oppure potrei tipo buttare giù. Chissà cosa succede se la uso su una persona il tagliatore laser. No! Lo devo provare. Sarà pericoloso perché secondo me se ci scoppiano, ci scoppiano. Oh mio Dio! Ma che cazzo c'hai in mano te, brutta merda? Comunque li ustioniamo. Guarda che questo gioco è fatto proprio bene. Li ustioniamo. Vabbè,
Molto anni 60 con un po' di svastiche più del necessario, però molto anni 60. No, scherzavo. No, non ci vede più? Ho sentito... merda. Cane di merda, cane di merda, cane di merda. Anche te, zac. Sembra uno zombie, non so perché ho trasformato questo gioco in un gioco di zombie. Veramente zombie, cioè... Cazzo! Questa è l'intelligenza artificiale, forse i filmati che avete visto equivalgono a questa parte di gioco, quelli dell'intelligenza artificiale del cazzo. Ma perché so che, appunto, sì, lo stanno dimostrando abbastanza bene che è una merda questa intelligenza artificiale. Di questi personaggi, non fraintendetemi, perché... anche qui mi sono documentato al riguardo e pare che appunto abbiano tenuto l'intelligenza artificiale normale dei nemici lievemente modificata per queste 4-5 persone che si comportano come se avessero un fucile e in realtà non ce l'hanno, c'hanno tipo una siringa in mano, non so che cazzo è quell'affare. Oh. Stavolta però... Scusatemi, però il tagliatore laser è divertente da usare sulle persone, è divertentissimo, però... mi dispiace. Tac! Sempre divertente fare una cosa del genere. No! Sì, però t'avevo preso, porca puttana. Oh, non mi ha visto? Sì, mi ha visto. Chi la vince? Chi la vince? Chi la vince? L'ho vinta io, stronzo. Reportage sui campi di addestramento in Siberia. Buono. Qui ho visto probabilmente la mappa. Cose. Non so cosa. Cose. Cose. Vaffanculo però. Cioè, come si fa? Ora, se lui mi piglia, mi ammazza. Che cazzo. Porca puttana, porca. Affanculo. Vabbò. Ragazzi, direi che possiamo fare... O che ve lo taglio, oppure che la finiamo qua. Ci provo l'ultima volta. Se non ci riesco, abbandoniamo qua questo tentativo. La faccio off screen e poi... Col prossimo episodio ci rivediamo casomai direttamente dopo che ho fatto sta parte, perché è abbastanza cacacazzi sta parte. Fammi vedere intanto il manganello che c'hanno. Cioè, è tipo è tipo roba. Vediamo se possiamo farla da un'altra maniera, perché mi sono rotto il cazzo di arrivare lì dietro e di morire prima che... No, non si può. No, no, non mi puoi aver visto. No, non mi puoi aver visto. Ma vaffanculo, va. Non mi può... Ok. Sono molto zombesco questa parte di gioco, Dai, fatti avanti. Si era girato. Sì, qui potevano fare un'intelligenza artificiale a parte per questa sezione di gioco, perché effettivamente è un po' scabrosa la cosa, Intanto ce l'abbiamo fatta. Spero che... Questo l'abbiamo già preso. Lì ho visto già un cane addormentato, non vi preoccupate, stavolta l'ho visto. Queste non si possono strappare, peccato. Sarebbe piaciuto. Lì c'era un cane addormentato. Il fatto che non ci sia più mi preoccupa tantissimo. L'ho visto? No. Eccolo il cane addormentato, l'avevo visto. Piccolo cane di merda. Muori, muori tantissimo. Vaffanculo. Te sei abbastanza uguale ai tuoi cugini del... Ai tuoi cugini del 1947? Intanto... Che bel posto per far dormire un cane. Proprio buon gusto. Sta suonando il telefono?
Affanculo. E non ho detto assolutamente niente, ha rovinato la reputazione di qualcuno. Queste sono le cose che mi divertono. Vabbè, vediamo cosa c'è dietro l'angolo e poi direi che ci possiamo salutare, che è più di 17 minuti che registro e direi che sì, che si può anche salutarci qua. Ragazzi, io vi ringrazio se avete seguito fino a qui la serie, vi dico, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, se volete supportare il canale iscrivetevi e condividete il video con chi volete, con chi vi vuole bene, su Facebook, su Twitter e dove volete, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci!